Questi giorni è normale, no? Magari è ben poco da dire che ero un Prima po' sono uscita per ansioso. andare a cercare la fine del quello che vedi. Sfida della Fabbricante comunque. Pure il fruttarolo è chiuso. Chiuso per ferie dal 4 al 31 agosto. E riapre addirittura i primi di settembre. Lo guardi? Mi chiamo Carmina Rai. Sono nata il giorno in cui il mondo è preso. i sopravvissuti si sono fatti delle nuove vite sottoterra. In superficie c'era soltanto cenere e gelo e morte. Questa che è una maglia barra vestito. Pensavamo che l'inverno non sarebbe finito, tuttavia la vita è ricominciata. 13 euro. Avevo 6 anni la prima volta che ho visto il sole. Per mamma e papà fu una vista straziante. Il mondo che conoscevano era perduto, visto nulla di così perfetto. Non eravamo gli unici sopravvissuti e col tempo, poco a poco, la comunità è cresciuta. Non è sempre stato facile, ma per un po' ha regnato la pace. Questa era Prosperity. Una nuova casa. Una nuova vita. Una normalità. Ma, come accade con tutte le cose buone, non poteva durare a lungo. I guerrieri sono arrivati da est, guidati da due sorelle. Gemelle. Qualcuno gli aveva parlato del nostro paradiso. Dicevano che se lo sarebbero preso. Non potevamo resistere. Hanno preso tutto ciò che potevano, il cibo, le nostre case, la nostra gente. Ci serviva un miracolo. E sentimmo parlare di Thomas Rush. Col suo braccio destro girava per la costa ovest aiutando la gente a ricostruire ed era su un treno che passava Hope County. Mia madre mi ha mandato a cercarli per convincerli ad aiutarci. Erano la nostra speranza, la salvezza. Ma tutto è andato storto. Capo, stai bene? Cristo! Vengono qui! Alzati, capo! Alzati, presto! Sono i guerrieri della strada! Ci uccideranno! Alzati, capo, alzati! Cazzo, Barnes! Se strilli così ci farai ammazzare tutti! Rush, sei vivo! Aiutami! No, non c'è tempo! Dobbiamo andare! Barnes! Non abbandoneremo qui, capo! Arriverà presto. Dobbiamo restare uniti. Hai capito?
Tocca a te. Dobbiamo armarci, raggiungere i nostri e trovare un modo per andarcene. Più facile a dirsi che a farsi. Un passo alla volta, Bars. Va avanti, ti seguiamo. Tutto bene? Oddio, credevo di essere morto. Prendiamo il vagone con le armi e prepariamoci. Dobbiamo salvare più gente che possiamo. Questa parte, Bars, resta col capo. Secondo me dobbiamo scappare. E altra gente da salvare. Dobbiamo ritirarci!
ho la sabbia negli occhi e ci sono guerrieri della strada ovunque. Resistere, andiamo fino. Andiamo al fiume. Buon Natale, cazzo, a tutti, gente! Babbo Stradale ha portato un treno carico di regali. Oh. Che cosa abbiamo qui? Conigli. Ho una domanda per voi, conigli. Che cazzo pensavate che succedesse? Spostarsi su un gigantesco bestione di ferro che sputa fumo nero. Chi non vi avrebbe visti? Cosa volete? Bans! Vogliamo sapere se voi siete dei problemi o se li risolvete. Cosa? Il nostro vecchio ci ha sempre detto che la gente può creare problemi o risolverli. Il mondo ha già troppi fottuti problemi. E noi cerchiamo gente che ci aiuti a risolvere i problemi, i nostri perlomeno. Se risolvi i problemi, con noi sei a posto. Cibo, vestiti, armi. Ogni cosa che può servire. Pure l'assicurazione medica. Ma se i problemi li crei, beh, papà ci ha insegnato cosa fare in quel caso. Il problema deve essere risolto. Il vecchio ha risolto un sacco di problemi ai suoi tempi. Quindi, coni. Siete problemi o quelli che li risolvono? Risolviamo problemi. Abbiamo risolto problemi in tutto il paese. Possiamo darvi acqua potabile, costruire rifugi, tutto quello che vi serve. Staci! Potete farlo? Beh, cioè, non io. Ma Rush, lui... Allora tu sarai il nostro risolvi i problemi numero uno. Vai a farti fottere. Ok. Hai finito? Allora, riproviamoci. Risolverai i problemi per noi, caro mio Rush. Ok. Vai, salvati! Ti ho visto sul treno. Sei a capo della sicurezza, vero? Io sono Carmita. Quando sei finito in acqua, ho fatto in tempo a tirarti fuori prima che affogassimo. Purtroppo, io e te siamo gli unici che se la sono cavata. Forza. Va bene. Facciamo attenzione. Le gemelle si sono portate via Rush, però i guerrieri sono ancora in giro.
Ok, noi dobbiamo tornare a Hope County. Mia madre, lei saprà cosa fare. Andiamo. Ciao, come va? Dobbiamo seguire ancora un po' il fiume per arrivare a Hope County. Mi sembra tutto così assurdo. Devono aver visto il treno che arrivava. Ci avrei dovuto pensare. Quelle gemme. Mickey e Lou. La prima volta che le ho viste fu quando arrivarono a casa nostra. Dissero che da quel momento era casa loro. Che cercavano di andare da solo e avrebbero dato fuoco a lui e alla casa. Mio padre cercò di resistere. Prima presero lui, poi presero la casa. Io e mia madre siamo stati costretti a cominciare da capo. Non eravamo le uniche due. Le due, ma sempre sopravvivenza che dovrebbe I guerrieri della strada ci stanno bloccando il passaggio. C'è una galleria che porta a Hope County, più avanti. Ci servirà potenza di fuoco. Muoviamoci. Sono passata quando sono partita. C'è un banco da lavoro. Puoi usarlo per farti un altro. Rush doveva essere l'ultimo tassello che ci serviva per reagire. Ma ora siamo messi peggio di prima. Mi dispiace per i tuoi amici. Giuro che troverò un modo per sistemare tutto. Ha detto che hai le mani d'oro. Costruiamoci qualcosa. Puoi usare i banchi come questo per costruire armi e munizioni. Sì, ci servono più risorse. Dovremmo guardare in giro e arrangiarci. Potrebbe andare. Portiamo questa roba al banco.
vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, ma è una specie di arma che spara seghe. Fantastico. Quei guerrieri della strada non sanno cosa li aspetta. Ora possiamo attaccare il ponte. Di peggio. Ti riduco in polvere!
giù, sta giù. Adesso non mi scappi! Vuoi fare un kit medico? Oggi non si muore. Siamo arrivati. Casa. Spero mia madre stia bene. Preoccupata. Mamma. Bambini, tornate dentro. Arrivo subito. Cosa c'è? C'era un treno pieno di gente venuta ad aiutarci. Ma i guerrieri della strada, le gemelle, hanno preso Rush. Tutti gli altri sono morti. Oh mio Dio. È stato terribile. Mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto. Non sarei mai dovuto andare, mamma. Oh, piccola. Cosa faremo adesso?
Io non lo so. Non lo so. Non verrà nessuno ad aiutarci. Siamo soli. Siamo soli. Entrate tutti e due. Così mi racconterete. Ti ringrazio. Adesso è a casa. Oh, avanti, ragazzi. Tu te la cavi con gli armi. E tu ti muovi in questa valle meglio di chiunque. Quindi? Stare qui a piangerci addosso è inutile. Senti, Rush doveva aiutarci a costruire un luogo sicuro. Ora dovremo farlo noi. C'è gente coraggiosa da queste parti. Dobbiamo solo trovarla. Riuniamo tutti. Mostriamo che si può resistere. Mamma non sarà facile. Lo so. Ma non abbiamo altra scelta. Mi sto spaccando il culo qui, ma ne vale la pena. Eccoci, casa. Mia madre ha ragione. Tu e io insieme possiamo rimettere in piedi questo posto. Quando ti serve una mano, fammi un fischio. Lotterò al tuo fianco, capo. Non ti spiace se ti chiamo capo, no? Capitano... Aspetta! Ehi, hai un minuto? Non pensavo che Carmina sarebbe tornata. Tantomeno con degli aiuti. Ma ne vale la pena. Sono stufo di fare il salto della quaglia. Devo recuperare un budello di pecora. Sistemare questo. Vorrei parlarti di una cosa. Quindi volevo dire che non ti spiace se ti chiamo capo, no? Capitano della sicurezza mi suona troppo formale. Senti, ne hai passati di tutti i colori. Se vuoi darti una rifrescata e cambiarti prima di cominciare, c'è un po' di roba. Dovresti parlare con mia madre. Ti racconterà tutto quello che possiamo fare per Prosperity. Non pensavo che Carmina sarebbe tornata, tantomeno con degli aiuti. I materiali che troviamo torneranno utili. Magari non sarà una reggia, ma la sicurezza è la cosa più importante. Thank you.
Mi chiamo Kim. Si può dire che qui comando io. So che mi hai già Dante, ma la verità è che abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. E in questo momento ci sei solo tu. Pensavamo che voi ci avreste dato l'aiuto che ci serviva. Insieme avremmo coltivato, creato, sviluppato. Avremmo combattuto e respinto le gemelle. Il sogno si è infranto. Quindi adesso dipende da noi. C'è molto lavoro da fare. Ti faccio vedere come vanno le cose qui. Questa è Prosperity. Se vogliamo avere una possibilità contro i guerrieri della strada, per prima cosa dobbiamo rimettere in sesto questo posto. Le strutture per far crescere Prosperity non mancano. Abbiamo posti in cui possiamo costruire armi e veicoli, coltivare piante medicinali e altro ancora. Qualsiasi cosa succede. Questa è Occante. Per ottenere il massimo dalle nostre strutture, ci serve del tenano per potenziarle. Sulla mappa trovi indicati gli avamposti dei guerrieri della strada in cui custodiscono il tenano che ci hanno rubato. Liberano per recuperarlo. Qui invece troverai gli specialisti, persone esperte in vari campi e in grado di aiutarci a contrastare le gemelle. Portali qui, renderanno Prosperity e anche te ancora più forti. Senza Thomas Rush, tutto questo serve a poco. Lui ha già creato degli insediamenti e senza la sua esperienza, Prosperity non potrà mai veramente crescere. Ultimamente le gemelle mandano la maggior parte dei prigionieri nella miniera di carbone. Comincerei a cercare da lì. È tutto. Salviamo Rush, troviamo gente per gestire le strutture e recuperiamo il canale per migliorare la produzione. Questa è Prosperity. Sono contento che Carmina sia tornata. Ehi. Stai facendo così. Ti ho visto con Carmina. Ogni giorno si impara. Pare che Wade Fowler volesse avviare un nuovo Funk Center presso la vecchia chiesa. Pare anche che abbia fatto una fine tragica, ma questo vuol dire che potrebbero esserci delle scorte da recuperare. Non abbiamo più margine di errore. Vediamo come ti ambienterai. L'unico modo sano per rimanere idratati di questi tempi.
occhi aperti per i ricognitori. Sono stati informati sui locali. Che si parli di avamposti, scorte da prep o nuovi alleati, saranno sempre pronti ad aggiornare la mappa con qualcosa di utile. Mi fa piacere avere...